Nell'ultimo turno pausa forzata, rinvio della sfida col Milan futuro al prossimo 21 novembre. Dopo 12 giorni il Pescara torna in campo senza giocare, sempre in vetta, anche se in condominio con l'Entella e la Ternana, che tuttavia sarà penalizzata. Altra trasferta questa volta sul campo della Spal. Il lungo intervallo potrebbe influire sul ritmo acquisito. A dirlo sarà come sempre il campo, a prescindere dall'avversario. Non al meglio, risentimento al flessore della coscia sinistra, Valzania non sarà rischiato. Chance per Tuniov, che nella spalla è cresciuto e ha anche collezionato 10 presenze in A stagione 2019-20. Per il resto non ci saranno cambi o sorprese rispetto all'11 schierato ad Ascoli. Plizzari tre pali, in difesa Pierozzi, Brosco, Pellacani e Crialese. A centrocampo Tuniov, Squizzato e D'Agasso, davanti Bentivegna e Cangiano a supporto di Vergani. Spal in piena crisi di gioco, soprattutto di risultati. 5 sconfitte in 9 giornate, ben 18 gol al passivo. Fortemente in bilico il tecnico Andrea D'Ossena, che probabilmente cambierà sistema di gioco per affidarsi al 3-5-1-1. Indisponibili El Kadouri, difensori Bassoli e Bachini. Probabile 11, Melgrati tra i pali. Nelle retrovie Bruscagin, Arena e Sottini. Sulle fasce Calapai e l'ex Mignanelli. A centrocampo Buchel in cabina di regia. Mezziali, Awa e Zammarini. Tra le linee Radrezza a ridosso di Carlson. Se così fosse, Mirko Antenucci, cresciuto nella Giulianova, 40 anni suonati e oltre 200 gol in carriera, partirebbe dalla panchina. Altra opzione, Rao alle spalle della prima punta. Staremo a vedere. Il tecnico Andrea D'Ossena. Più la sfida è ardua, più la gloria sarà grande. Sicuramente arrivano una squadra giovane, una squadra che va dell'intensità, della sfrontatezza, magari la sua arma migliore, hanno qualità davanti, è la squadra per pressing, la prima squadra per pressing del nostro girone a dati. Capita di vedere tutto nero, però ripeto, è nel momento in cui vedi tutto nero che ci sono delle difficoltà, che si vedono i campioni, che si vedono i veri uomini, che si vedono quelli che hanno qualcosa in più. A Ferrara 4 vittorie a testa e 2 pareggi, il primo 50 anni fa, stagione 74-75, gol di Paina e del compianto Matteo Santucci. Il secondo, sempre in B, 43 anni fa, 1 novembre 1981, finisce 0-0, biancazzurri allenati da Mario Tiddia. Nel campionato cadetto l'ultima sfida al Paolo Mazza, 21 novembre 2020. Nelle immagini la Spal di Pasquale Marino vince 2-0, la sblocca di testa l'ex Salamon allo scadere del recupero. Il raddoppio di Sebastiano Esposito, ispirato dall'ex Mattia Valotti. In C, l'8 ottobre dello scorso anno, il Pescara di Zeman si impone 2-1. Dopo 20 minuti apre le marcature l'ex Tuniov su calcio di rigore. A fine primo tempo, momentaneo pari di Celia. Gol partita di Cangiano al 90esimo con la complicità del portiere della Spal, Mattia Del Favero, altro ex della sfida. Più a ritroso, 25 ottobre 2009, sempre in C, il Pescara espugna Ferrara, match winner Massimo Bonanni, sinistro di controbalzo che sorprende Capecchi. Prima vittoria esterna dell'11 allenato da Antonello Cucureddu, che a fine partita saluta così i tanti tifosi al seguito. Come li salutiamo? Nu semenu. Grazie al mister. Grazie.